Allora, intanto vi ringrazio perché per me è un'emozione, un piacere essere qui con voi, perché voi siete grandi, perché voi siete resistenti, perché voi avete saputo resistere agli espropri, cosa che noi in Val di Susa non ci siamo riusciti. Allora, io voglio leggervi un comunicato che hanno mandato i cittadini 5 Stelle che sono a Roma a continuare a votare per Rodotà. E qui io con le robe lì non riesco a farle funzionare tanto, se riesco va bene, sono fortunato, sono una cosa terribile, non avrei mai potuto farlo. In sostanza ci hanno mandato un comunicato, un annuncio, per dirci, vabbè non ve lo leggo, fa lo stesso, per dirci che sono moralmente, sono idealmente qui con noi tutti i cittadini eletti al Parlamento come 5 Stelle, e sono tutti qui con noi, avrebbero voluto essere qui con noi come sono venuti in Valle di Susa, ma purtroppo oggi per gli impegni istituzionali che ben sappiamo, per cercare di non vergognarci troppo di questo nuovo che avanza 88 anni per la seconda volta, la prima volta nella storia dell'Italia, che questo Parlamento elegge due volte lo stesso Presidente della Repubblica, perché non sanno come fare. Siamo molto dispiaciuti di non poter essere presenti oggi a Novi Ligure insieme al popolo d'ottavo che manifesterà la propria contrarietà all'inutile e dispendiose opere del Terzo Valico voluta solo dalle lobby. Le stesse lobby che purtroppo spingono la politica dei partiti verso... Buonasera. Verso l'elezione di un Presidente della Repubblica loro gradito, rimanere soldi agli appelli dei cittadini che invece chiedono il rinnovamento, anche se fisicamente impegnati in aula per l'elezione. Speriamo di Rodotà, col cuore marceremo al fianco della popolazione che si oppone a questa idea storta di futuro. Sappiamo che purtroppo non è passata questa speranza, ma noi non ci preoccupiamo di questo, noi crediamo che i cittadini di tutta l'Italia cercheranno di spiegare a questi parlamentari sordi, a queste lobby schifose che credono soltanto nel denaro, che credono soltanto negli interessi dei banchieri. Voi qui avete un buon banchiere come rappresentante, cavoli, sia come misure sia come altro, inossidabile. Bene, nonostante questo il popolo si ribellerà, perché noi dobbiamo ribellarci a questo stato di cose. Guardate che non si può accettare supinamente che ci distruggano la vita e ci distruggano il paese, non si può accettare supinamente che cerchino di rubarci il futuro, di rubarci la vita, e insieme che cerchino anche di rubarci i nostri soldi, di rubarci le finanze dello Stato, perché queste sono opere a perdere. Queste sono opere che non si pagheranno mai e devono restituire tutto, come stanno dicendo là in fondo, devono andarsene, ma prima di andarsene devono restituire il maltolto, perché è tutta gente che ha rubato. Bene, io vi dico che la vostra lotta è uguale alla nostra lotta. Sono 20 anni e oltre che ci battiamo contro queste cose, sono oltre 20 anni che cerchiamo di difendere il nostro territorio e finora ci siamo riusciti in Val Susa e ci siamo riusciti qui, contro quest'opera che innanzitutto è un'opera inutile, voglio ricordare, perché le cose inutili non devono funzionare, accidentarci. Bene, le cose inutili non possono passare. Voi avete come noi una ferrovia elettrica, una ferrovia a doppio binario. Due ne abbiamo. Due, voi ne avete due per un totale di 3 binari. Questo è quello. Questo è grave. Io sono passato 15 giorni fa
lungo queste valli e ho visto anche qui una ferrovia dove non passano treni, non passa nessuno. Allora questa è una vigliaccata, questa è una vigliaccata, perché non è vero che il vostro territorio, che Alessandria, non è collegata con Genova. È collegata, può fare tutto quello che vuole, però non si deve fare così, non si deve rubare i soldi dei cittadini, non può funzionare in questo modo. E la gente si deve ribellare, la gente si deve ribellare, deve scendere in piazza, la gente deve impedire col proprio corpo l'esproprio, e voi finora ci siete riusciti e siete bravissimi! Scusa, non ci siamo riusciti, è vero che erano in tanti dall'altra parte, però voi finora ci siete riusciti e io vi dico continuate. Voglio chiudere qui perché non voglio tediarvi oltre, però ricordatevi, noi vinceremo e di questo dobbiamo essere sicuri, perché quest'opera non gliela faremo mai fare. E quando parliamo di queste opere dobbiamo sempre usare il condizionale: vorrebbero farle, ma non le faranno mai, perché noi glielo permetteremo, e noi glielo permetteremo col nostro corpo, e queste cose non potranno passare, va bene? Brava gente! 1, 2, 3! Solo un annuncio di servizio, per chi vuole fare merenda, in fondo alla piazza...